Pace e bene a tutti, bentornati con il nostro appuntamento quotidiano con la Santità. Oggi, 23 gennaio, noi ricordiamo Santa Emerenziana. Ascoltiamo. Le poche notizie biografiche sul conto di Emerenziana si devono in gran parte ad un racconto agiografico della Passio Latina di Sant'Agnese, opera di un ignoto autore del V secolo che narra le vicende successive alla morte della santa. Secondo questo racconto, Emerenziana aveva la stessa età di Agnese, di cui era sorella di latte. In base alla Passio, la nascita di Emerenziana sarebbe da collocare intorno al 291-292. Pur essendo cristiana, era ancora catecumena, poiché non aveva ancora ricevuto il sacramento del battesimo. Secondo la Passio, fu lapidata da pagani presenti lungo la via Nomentana a Roma, presso il sepolcro di Agnese il giorno del suo funerale, all'epoca delle persecuzioni di Diocleziano. Emerenziana, che appare costantemente in gruppo con gli altri martiri nelle raffigurazioni più antiche, è ritratta in un affresco del IV secolo della Catacomba Maggiore di Roma. Il culto per Santa Emerenziana inizia intorno all'VIII secolo con la commemorazione liturgica in suo onore fissata al 23 gennaio, due giorni dopo la festa di Sant'Agnese. Abbiamo poche notizie di questa santa martire. Sappiamo che siamo intorno al 304 a Roma, quindi tempo di persecuzioni. La troviamo accanto probabilmente al sepolcro di Santa Agnese, in preghiera o comunque a rendere culto al corpo con altri cristiani. Che cosa accade? Un gruppo di pagani arriva e inizia ad essere, insomma, dispettoso, violento, e inizia a creare dei disturbi, tant'è che molti fuggono. Lei però, in base ai racconti che abbiamo, rimane e rimprovera, insomma, difende il suo culto. Questo non garba ovviamente a questo gruppo di pagani che iniziano e la lapidano. Quindi lei perde la sua vita per difendere il suo culto, per difendere la sua fede. Un altro particolare, lei non era ancora stata battezzata, ma era catecumena, ossia stava compiendo il percorso per poter essere battezzata e divenire parte della Chiesa a tutti gli effetti con questo sacramento molto molto importante. Lei non l'ha avuto, ma l'ha avuto, come si dice, nel sangue, perché il martirio viene definito a volte anche così quando la persona non era battezzata. La nostra capacità di difendere il nostro culto, di voler rimanere lì quando altre persone ci mandano via. Questa è la provocazione di oggi e anche questo insegnamento possiamo cogliere, ossia guardare gli altri con occhi di rispetto. Non conta a volte, vedete, se uno è battezzato, se è addirittura cattolico, praticante. Conta quello che nella vita fai, conta nella vita quello che sei disposto o disposta a difendere. Nella vita conta ciò a cui tu sei disposto o disposta a dare la vita. Vedete, a volte ci sono tanti segni esterni, ma che rischiano di rimanere solo tali se noi non li rendiamo vita con le nostre scelte e con la nostra capacità di dedicare e rischiare la nostra vita per qualcosa e per qualcuno. Allora ci mettiamo sotto la protezione di questa santa, sotto il suo insegnamento e la preghiamo con tutto il cuore. Santa Emerenziana, prega per noi.